tra Cospea e FC Ludivipol è una sfida inedita, è una sfida molto interessante, nonostante i progetti di inizio Summer Cup erano diversi, soprattutto per i lupi che miravano all'elite, che invece sono costretti a guardarsi al middle. Ma fatto sta che la squadra di Modesti ora deve fare tabula rasa, ricominciare da zero e puntare a questa coppa, partendo dai quarti di finale contro Cospea, che ha dimostrato però di avere le gambe e le qualità giuste per poter dar fastidio. Infatti parte subito forti i rossoverdi, che trovano il gol del vantaggio dopo una carambola con la parata di Pantaleoni. È bravo Simone Lucidi a catapultarsi sul pallone e col destro a depositare la sfera nel sacco. Vantaggio dunque del Cospea in apertura di gara, un Cospea che parte forte, parte meglio di Lupi, che sembra una versione brutta di questa Summer Cup. Vesigna cerca di accendere ancora la luce del suo mancino inneparato in due tempi da Pantaleoni. La squadra in maglia oggi bianconera cerca la reazione, ma subirà il gol del 2-0, ma è un gol che non possiamo far vedere per bene, anche perché viene poi annullato dal direttore di gara. Non abbiamo le immagini, quindi il supporto per dirvi della buonanità della scelta. Fatto sta che da questo momento il Cospea, metà primo tempo sostanzialmente, smette di giocare, inizia diciamo a approcciare la partita in modo nervoso. Questo sarà un aspetto che si ripercuoterà sulla netta della gara successivamente. Modesti prova questa mezza rovesciata, ci prova anche Verticchio, il tentativo è generoso ma è lontano dallo specchio della porta. Allora ancora Cospea che prova comunque la giocata qui con Vesigna, che in qualche modo sguscia in area di rigore, si lamenta il numero 7 non quotato in area, però è il segnale di un nervosismo crescente dei rossoverdi, mentre i dubbi a poco iniziano a crescere, creano i presupposti del gol che arriva quando Calpisassi trova questa ribattuta. Modesti alla conclusione, c'è la deviazione sotto porta di Frettuzzi, una deviazione decisiva per battere i portieri vincentini e riportare il punteggio di nuovo in parità. È 1-1 e i lupi quindi alzano la testa con la schizzata vincente di Nicolò Frettuzzi. I lupi a questo punto cercano di far loro la partita. Pavarozzi con questa volée trova deviazione di un difensore sulla linea di porta, termina qui il primo tempo sul punteggio di 1-1, ma i lupi partono subito a mille e in contropiede, grazie a una giocata di Mattia Pavarozzi, il candidato pallone d'oro esplode un sinistro fantastico che si spegne all'angolino, rete del 2-1, il sorpasso dei lupi che da questo momento in poi non verranno mai più ripresi da Cospea con questo bolide fantastico di Pavarozzi. Stagione fantastica di Pavarozzi sotto porta, prova Lucidi a ribadire, Lucidi che è stato un grande protagonista di questo Summer Cup, ma è bravo Pantaleone a dire di no. Poi al volo Coretti trova una giocata geniale, gol favoloso del difensore dei lupi che si inventa una parabola straordinaria. Pavarozzi infatti illustra la scarpa e dà ragione, perché la rete è veramente bella 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 da vedere e riapprezzare con questo slow motion. Il Cospea prova generosamente a riaprire la partita, recrimina per qualche presunto contatto in area, ma francamente la sensazione è che non ci sia tutta questa grande entità. L'occasione migliore capita sui piedi di Vesigna, che si inventa questa giocata di, al volo di sinistro, ma è poca cosa. Anche quando Luci si trova questa bordata, c'è la bella parata di Pantaleoni. Poca cosa diciamo, perché va in contropiede, lui va per la meraviglia. Ed il finale, Davide Venturi trova questo destro in diagonale il gol del 4-1 che di fatto sentenzia la partita. I Lupi volano in semifinale middle, eliminati il Cospea, che però dobbiamo dire, al di là di un po' di nervosismo eccessivo e che ha danneggiato la squadra, hanno affrontato una buona Summer Cup, essendo la loro prima esperienza nel calcio 8.